Un cantiere che rappresenta l'Italia che corre, che viaggia, che crea lavoro, che toglie passaggi a livello, che interra e modernizza i binari, che unisce il paese, e quindi che raddoppia il trasporto per i pendolari, e quindi l'impegno del Ministero, di RFI, è totale. Siamo qua al raddoppio Bari-Noicattaro, poi Bari-Taranto, poi interventi in Salento, poi la Napoli-Bari, insomma la Puglia, come tutto il resto d'Italia, nei prossimi anni potrà vivere una rivoluzione positiva, infrastrutturale, economica, ambientale, industriale, come quella che l'Italia visse nel secondo dopoguerra. Basta che prevalgano i sì rispetto ai no, basta che i bastian contrari non vogliono mai nulla, e no TAV, e no TAP, e no ponte, e no qui, e no là, e no su, e no giù, dicano i loro no, ma non vengano a fermare i cantieri e i lavori. Per quello che mi riguarda si procede dritti e spediti come treni. Ministro, a proposito di Bari-Napoli, treno, diciamo, abbastanza polemiche, dura di più e costa di più. Beh, è un treno diretto, c'era qualcuno che aveva promesso anni fa un collegamento diretto fra Bari-Napoli, e Trenitalia ha realizzato il treno diretto fra Bari-Napoli. Se qualcuno vuole salire a Bari e scendere a Napoli senza cambiare, senza scendere in altre stazioni, siamo in un paese libero, lo fa, può farlo. Se preferisce non farlo, non lo fa. L'obiettivo è di arrivare all'alta velocità, quindi 2 ore da Bari a Napoli, 3 ore da Bari a Roma. Per intanto io ringrazio chi, dopo anni di promesse non mantenute, offre la possibilità di collegarsi direttamente tra Bari e Napoli senza scendere dal treno. Lei che da ministro ha un quadro più preciso della situazione infrastrutturale del paese, la Puglia come è messa rispetto al resto d'Italia? Ma io penso che tutta Italia stia correndo, stia viaggiando. Noi abbiamo al Ministero 40 miliardi di euro di risorse da investire bene, visto che sono soldi a debito che andranno restituiti dai nostri figli. L'alta velocità, ma non solo, perché l'80% dei passeggeri viaggia sugli intercity, stiamo spendendo miliardi per comprare nuove vagonette per gli intercity, i treni regionali, i treni locali. Vigilerò personalmente perché si arriva finalmente a un accordo fra aziende e sindacati nel comparto ferroviario e aeroportuale, visto che oggi sono gli aeroporti fermi, sono contratti fermi da 4, 5, 6 anni, e quindi conto che si risolva in poche settimane. Il diritto allo sciopero è garantito dalla Costituzione, lo sciopero però non deve lasciare a piedi milioni di italiani e turisti, e quindi sciopero sì, ma con buon senso, con criterio e con delle limitazioni. Io penso che stiamo vivendo un periodo eccezionale di crescita, e i prossimi anni lo saranno altrettanto. Ministro, un'altra criticità sui trasporti riguarda i taxi, lei dice ora incontra i sindacati, che proposte farà loro? Io ascolto, perché prima di decidere ascolto. Sul codice degli appalti abbiamo incontrato, sul codice della strada abbiamo incontrato, il testo unico dell'edilizia a cui lavoreremo prevederà un percorso di ascolto, quindi prima di decidere voglio ascoltare i rappresentanti dei taxisti e degli NCC. Quello che è certo è che così come non va, occorrono più taxi, occorrono più corse, occorrono più mezzi, perché non può in piena estate, peraltro di boom turistico, da nord a sud, lasciare la gente in piedi un'ora, 2 ore, 3 ore in attesa di qualcosa che non arriva. E quindi sicuramente ci sono tanti mezzi per intervenire, però serve un servizio più efficiente. Grazie. Buon lavoro.